In occasione del 25° anniversario della fondazione della sezione Anfi di Mazara del Vallo si è tenuta qui in cattedrale una messa per appunto festeggiare questo anniversario. Accanto a me l'assessore Bonanno e il presidente del consiglio Gancitano. Sì, è l'Associazione Nazionale dei Finanzieri, diciamo in congedo, diciamo che noi siamo orgogliosi di questa manifestazione. Questa associazione nazionale che oggi compie 25 anni è motivo di soddisfazione e di orgoglio per la città di Mazara del Vallo. Sono servitori della patria, quindi servitori dello Stato che nonostante siano in pensione continuano ad esercitare questa loro funzione perché ritengo sono molto attivi e danno sostegno da un punto di vista della solidarietà ai cittadini di Mazara del Vallo. Hanno una sede che per il momento è in via Giotto. Presto questa sede sarà trasferita in altra sede perché ci sono 4 piani da fare. E per noi amministrazione e per il sindaco Cristaldi, che intanto saluta la cittadinanza e l'Associazione Nazionale dei Finanzieri, purtroppo è stato impegnato ed è impegnato in altre sedi, e ripeto, motivo di orgoglio essere qui presenti, avere queste persone che danno solidarietà, danno familiarità non soltanto all'amministrazione ma alla città di Mazara del Vallo. Presidente, cosa dire di questa associazione molto attiva qui a Mazara? Sì, questa insieme alle altre, sia l'Associazione Carabinieri, quella Guardia di Finanza, sia i Marinari d'Italia, sono delle associazioni che sono il fiore all'occhiello della nostra città. E ci sostengono in qualsiasi iniziativa e noi siamo dalla loro parte, quindi in qualsiasi cosa noi ci trova sempre a disposizione. Preghiera del Corpo della Guardia di Finanza. Signore Dio, che hai voluto distinta in molti popoli la umana famiglia, da te creata e redenta, guarda benigno a noi, che serviamo in armi l'Italia. Aiutaci, o Signore, affinché, forti della tua fede, affrontiamo fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che le fiamme gialle d'Italia siano d'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nella osservanza delle patrie leggi e nella consapevole disciplina verso l'autorità costituita. Accogli nella tua pace i caduti di tutte le guerre e dona il premio a coloro che hanno speso la vita nell'adempimento del dovere. E concedi a noi e alle nostre famiglie la tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrono San Matteo. Amen. In occasione del 25° anno della sua fondazione, la sezione Anfi di Mazara del Vallo inaugura la sede proprio qui al Palazzo della Legalità, una sede importante per un'associazione che è molto attiva sul territorio. Allora, la nostra associazione, costituita 25 anni fa per volontà di alcuni soci volenterosi, è quella per rinsaldare i legami fra i militari in congedo e quelli in servizio e tenere unito questo legame di fratellanza fra i nostri colleghi. Oggi ricorre il 25° anniversario e mi sembrava doveroso voler festeggiare questo anniversario assieme a tutti i nostri colleghi e le nostre cose, con l'invito delle autorità civili, ringraziando il Comune, perché la nostra sede attualmente si trova presso un locale confiscato alla mafia, al quarto piano purtroppo, e certe volte per l'età non ce la facciamo ad arrivare quando l'ascensore non funziona. Per il resto ho voluto consegnare degli attestati, come avete visto, ai soci fondatori, ne mancano 3, però purtroppo non è colpa nostra, motivi familiari per ognuno. E quindi, poi per il resto ringrazio il rappresentante del Comune di Mazara del Vallo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Carlo Ragusa, che ci ha onorato di venire, anche la benedizione del nostro cappellano militare Don Francesco De Pasquale, che ci ha onorato della sua presenza, e tutte le autorità, i colleghi delle associazioni dei Carabinieri, dei Marinai d'Italia e tutti.
Accanto a me il tenente Gavasso Alberta, una giornata quella di oggi molto importante che unisce i militari in pensione con chi invece è ancora in attività, una sede quella di oggi prestigiosa tra l'altro. Sì, è una giornata molto bella per ricordare quello che era la Guardia di Finanza e quello che è tuttora ed è un segno di continuità che va avanti nel tempo. C'è questo forte legame con i finanzieri che hanno prestato servizio nel corpo anni fa e che continua a permanere nonostante siano andati in pensione. Io, ed è anche mio desiderio, e penso come ho condiviso con alcuni soci, quello di voler premiare e stimolare due soci che fino adesso si sono distinti. Il parere favorevole di molti che ho intervistato è stato unanime. Spero per quelli che non lo sappiano che lo possano apprezzare sin da adesso. E dico questo, a nome della sezione che mi onoro di presiedere e volontà del Consiglio e dei soci che oggi vengono consegnati degli attestati di riconoscimento a due nostri soci per la seguente motivazione. Primo, AFO assume la carica di presidente il 28 febbraio del 1998, rendendo la nostra sezione un gioiello, un museo da visitare. Si prodiga con energia e passione, collezionando statue in ceramica e modellismi vari che ricordano la storia della Guardia di Finanza sia di terra, di mare e aerea. Durante la sua presidenza rafforza le relazioni utili alla vita di sezione, sia pubbliche, amministrative e di solidarietà sociale. Gli viene riconosciuto il rispetto, la stima e la fratellanza di tutti i soci, con grandi ideali di socialità e di solidarietà e della salda compattezza morale e spirituale. Grazie Presidente Onorario e Segretario Alfonso. Con vero affetto, stima, rispetto e per la volontà che abbiamo tutti e due, è un riconoscimento che viene meritato. Quello che ho cercato grazie di fare è la normalità, non è lo straordinario. Io comunque le coccarde non sono quelle dell'associazione, sono quelle mie. Ringrazio, ma ho fatto l'ordinario, non lo straordinario. Quello sai cosa diceva? Se avete sentito gentilmente, tanto è la stessa motivazione per il secondo nominato, se avete sentito oggi il Vangelo, è quello che diceva Don Franco, chi semina e il frutto germoglia, si raccoglie. Quindi portatevi questo, un segno di pace, di fratellanza, amore e tutto. Grazie. Beh. Grazie ai. Anche per il socio Grandetto, mi sono spostato, mi sono messo qua, non ha importanza, vale lo stesso riconoscimento di stima, rispetto e fratellanza di tutti per aver collaborato con passione, altruismo e spirito di sacrificio col presidente Razzitti, trovando in lui un validissimo collaboratore in tutto e per tutto. Grazie. Tale riconoscimento vi è dovuto per tutto quello che avete fatto per la nostra sezione. Un grazie e un applauso ai nostri soci.